La pallavolo per la mia vita ha rappresentato sicuramente un grandissimo amore, un amore di cui poi ne ho fatto un lavoro, ne ho fatto una passione, però è stata fino a qualche anno fa veramente tutta la mia vita. L'ho scelta perché penso, come tutte le ragazzine della mia generazione, in TV c'era Mila Shiro, classico cartone animato sulla pallavolo, e quindi volendo fare comunque un po' sport, ho provato con la pallavolo. Inoltre mia sorella più grande comunque giocava nella squadra del paese anche lei, quindi ho seguito un pochino le sue orme inizialmente. E poi quello che mi ha spinto a proseguire, a continuare nel cammino, è stato comunque sia la fame di voler fare qualche cosa di più, di voler arrivare, di voler insomma vedere i miei sacrifici che portavano a qualcosa di importante. Sicuramente la pallavolo, come penso moltissimi sport, se non tutti gli sport, insegna tanto. A me personalmente ha insegnato comunque la determinazione, ha insegnato lo spirito di sacrificio, ha insegnato che le cose comunque non arrivano subito e in maniera facile, ma bisogna comunque impegnarsi sempre, costantemente e il più possibile. Quindi, oltre poi a mille cose come per esempio la squadra, il gruppo, però queste sono cose che sono venute poi anche in un secondo momento. Sicuramente direi lo spirito di sacrificio. Sicuramente la vittoria del Mondiale del 2002 e insomma quella medaglia d'oro mi ha cambiato la vita, ma l'ha fatto in un secondo momento. Questo perché io appunto ero ancora molto giovane, avevo 20 anni quando noi abbiamo vinto il mondiale, quindi un'età in cui probabilmente non ti rendi neanche conto bene di quello che ti sta succedendo. L'ho realizzato dopo e dopo ho capito come mi aveva spinto anche a fare forse qualcosa di più, perché per me è stato un punto di partenza quasi, quindi uno stimolo a fare ancora di più. Dell'avventura del mondiale la cosa che mi ricordo di più di tutti sicuramente è la premiazione, la festa dopo. Delle partite mi ricordo poco perché, non so, probabilmente ero talmente concentrata che i miei ricordi sono molto offuscati. Dicono spesso che quando si fanno delle partite importanti si è talmente focalizzati che dopo non ci si ricorda più niente, e per me è stato così, quindi il ricordo più bello è sicuramente dopo, sicuramente quando sul podio ci siamo passate tutta la coppa e io non riuscivo neanche a tirarla su perché era più grossa di me, quindi mi hanno dovuto aiutare le mie compagne, e sì, sicuramente questa è la cosa che ricordo più volentieri.